Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete in tenuta sportiva, tra virgolette, perché ve lo siete già spoilerati dal titolo. Oggi ho intenzione di provare a fare un giretto in bici, appunto di portarvi con me. Niente di particolare, in realtà solo pochi chilometri, per capire intanto se sono ancora capace di andarci, soprattutto, e se il mio ginocchio regge anche per eventuali gite future. E appunto ho deciso anche di unire l'utile al dilettevole, portandovi con me, sperando di arrivare almeno fino a Valeriano e farvi vedere che cosa succede. Vi avverto già, in fondo al video ci sarà il relive, in cui potrete appunto vedere quanti chilometri farò in quanto tempo e anche più o meno le velocità che raggiungo. Detto questo, non mi resta che dirvi buona visione. Ci vediamo tra qualche chilometro. Questo pezzo qua alla fine mi tocca farlo a piedi. Quella che vedete qui è la chiesetta di Gaio e con il cimitero, e dovrebbe esserci una sorta di punto panoramico più o meno. Allora, il punto panoramico dovrebbe essere questo, e direi che per non essere così tanto in alto non è niente male. Quello che vedete qui ai lati è il famoso bosco di Valeriano, che chiunque abbia fatto le elementari qui in zona ha visitato con una gita. Sono arrivata a Valeriano, secondo Relive ho fatto 14 km in un'oretta e un quarto, circa un'oretta e 10. Questa qui è la chiesa di Santa Maria dei Battuti, che è una piccola pieve risalente al X secolo. Questa qui invece è la chiesa di Santo Stefano, che è la chiesa principale, però purtroppo, devo dire, non si può entrare. E dico purtroppo perché in realtà all'interno ci sono dei begli affreschi. Mi consolo però con una bella vista, diciamo così. Adesso faccio merenda e poi si scende. Bene ragazzi, io sono tornata a casa, mi sto godendo un po' di reintegro dei sali minerali con una Radler. Non è andata male, il ginocchio non sta malissimo, anzi, vedremo tra un po', anche stasera magari se vado a lavoro come sto. Ho fatto un po' di fatica effettivamente a salire, perché le salite non sono decisamente il mio forte, peraltro la bici è vecchiotta perché quest'anno compie 18 anni, diventa maggiorenne e non è fatta per fare tanti chilometri. Peraltro io non sono allenata, la bici cambia anche un po' quando gli pare, non quando voglio io.
quindi dovrò sistemare sicuramente il cambio se mai volessi percorrere strade e fare un po' di turismo anche con la bici. Per cui io spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like in modo tale da farmi capire che posso farne anche altri. Mi dispiace non avervi potuto far vedere comunque di più a Valeriano, perché non ci sarebbe granché da vedere, però le poche cose che c'erano da vedere erano chiuse, tipo la chiesa. In ogni caso iscrivetevi al canale per altri video e tour, anche non in bicicletta, in giro per il Friuli e non solo. Se vi iscrivete attivate anche la campanella in modo tale da non perdervi i prossimi video che caricherò, vi arriverà una notifica che vi avverte appunto quando carico un nuovo video. Se avete qualche consiglio da lasciarmi sul fare cicloturismo, cosa per cui non sono esperta, lasciate un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!